Parlare solamente d'Arquata, degli amici d'Arquata, io ho amici a Monte Carlo, ho amici a Cumuli, a Matrice, il mio cratere è questo, il mio cratere va da Monte Carlo e finisce da Matrice, per la zona di Campo Torso. Su ad Arquata, non so se siete passati sotto, no? Sì. Ad Arquata la natura la sta ricoprendo di verde, mo sta nascendo l'erba, nasceranno i spini, nasceranno pure i fiori lì ad Arquata. Qui alle macerie di Pretare, dove hanno finito da un po', sta riparti l'erba, riparti i fiorellini, riparte qualcosa di bello. È dura così. Fino a 5 minuti prima del terremoto, io alle 3:36, quando apro il frigorifero e parte il terremoto, io avevo i progetti in testa. C'avevo da fare questo, quell'altro. E stavo con questa camicia, stavo vestito così. E mi sono detto, ma che cazzo, qua è finito tutto. Sì, questo miracolosamente sto rifugio è andato bene, sta vicinissimo alla faglia. Miracolosamente, e perché è stato costruito bene, sto rifugio ha resistito. Questa stanza ha una bellissima storia, perché cioè volevo un piccolo nido d'amore, o per una famiglia o per una coppia. Qui c'era un bagno, però noi abbiamo fatto due piatti doccia, sempre pensando agli escursionisti. E poi qui c'è un'altra stanza, questa è venuta più bella perché i letti sono più nuovi. Io sono di Ancona, vengo qua il 28 agosto, dopo pochissimi giorni dal sisma, e io quella notte ho detto, boh, che miseria, non si dorme. Sono uscita e ho provato a fare una foto, perché la fotografia mi aiuta a staccarmi dalle cose. Mi sento dietro di me una voce che mi dice, ma questa foto è impossibile. E dietro di me dice, sì, lo so. Ed era Stefano, quello che tra un po' tu conoscerai, che vagava la notte perché non riusciva a dormire. Succede che io e Lucina moriamo. Ok, mi sono visto qui perché io avevo tutto qua, non mi sono mai mosso da qui. C'ho 56 anni e l'ho passato tutto qua. Non mi sono visto in nessun altro posto. In realtà non so, io sono rimasto qua legato da qualcosa che non riesco a definire bene. Ho avuto la fortuna, diciamo, che dopo il terremoto mi sono andato con Elena. Mi sono sentito capace di andare via. Pensavo di... Guarda, non sono capace neanche a rimanere, a star qui, però non sono capace neanche a andare via. E lei alla fine sei stata qua, e lei continua sempre a dirlo, dice, io sto qui per te. Questo io non me l'ho sentito mai dire da nessuno. E poi siamo partiti con questa avventura è un po' anche nel mio piccolo DNA. Io ho fatto corsi da guida, da accompagnatore. La montagna, il rifugio, questa storia qui ce l'avevo, e adesso mi ritrovo dalla posizione di voler aiutare poi gli altri. Non c'ho quest'idea di fare questo per lucro, e poi voglio star bene perché non si sta benissimo. Io scendo adesso, vengo dal paese, ogni volta che scendi è un casino. Comunque quello c'è, è vero che quando sto qui me ne scordo, poi ci devo passare. E lì poi c'è tutta la realtà, tutte le persone che stanno lì, stanno in questo calderone, che quando ci parli si parla solo di quello. Una volta nel paese mio qua sotto, allora, guarda, noi parlavamo solo di cinghiali, pure chi non andava a caccia si parlava solo di cinghiali. Ma i cinghiali prima di tutto non ci stanno più, secondo non si parla più. Volevamo fare qualcosa, ma non capivamo come. Quindi adesso la restituzione di un cammino per chi vuole venire qua. È un progetto che nasce per cercare di fare qualcosa a noi per Arquata. Per chi vuole giocare a carte, per chi vuole avere il senso di una casa e non di una SAE. Questo per chi abita ancora in questi luoghi. Il minimo che possiamo fare per i piccoli produttori rimasti, il minimo significa che noi compreremo tutto a chilometro zero, tutto dalla zona, e cercheremo di mandare le persone a comprare da loro.
tipo chi c'ha le pecore con il formaggio, chi con le macellerie, chi con il miele. Chi si incuriosisce a cercare il produttore, lo conosce, vede anche il lavoro che fa, vede anche quanto è difficoltoso lavorare qua, nonostante i prodotti eccellenti che poi sono in grado di produrre, sì. Era pure difficile, questi, l'amico Biagio è ripartito che c'era una casetta di legno, era l'unica casa che era resistita, stava solo una cosa. Tu fai il cacio? Sì. Mattina, pranzo e cena. E loro si preoccupavano, sai, ma dico, a me assolutamente no, perché io quello che facevo per me faccio per voi, né più e né meno. Tu hai sempre fatto il cacio? Da 30, oh, quasi 40 anni a sta parte, sì. Allora, quante pecore c'hai? 250. Però non è tutta la montagna, c'è cioè quelle più giovani, quelle più vecchie, quelle... Queste sono le tue pecore, belle. Quindi procedono i lavori, procedono. Che bello. Arredo. Oh, questa che è? Questa è quella della festa bella. Quest'anno si fa? Sì. Quest'anno si rifà, infatti. Sì, 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 sì. C'è qualcuno che conosci lì? Tutti. Questa dell'organetto è mio figlio. Ah, il Viaggio. Perfetto. Foto su foto. E questo Clint Eastwood pure ci stava. È stata d'arcuata a spelonga. È pronta, ci siamo quasi. Allora, il 4 c'è il taglio tradizionale dell'albero. Il 9 c'è 9, 10, 11 è il trasporto. Il 17 è l'alzata. Il 25 è la festa in onore della Madonna della Salute. E poi c'è il pranzo chiuso del primo. Io non vedevo, invece da più matti di prima. Chi vorrebbe tornare non c'è la casa anche per affittarla. Quello è un buon problema. Quanta gente ci viene alla festa bella? Guarda, il giorno dell'arrivo ci saranno un po', penso, mille. Sì, sono montagne, ce ne saranno mille. Poi dopo è bello perché è un paese talmente unito, sia i santesi, sia tutte le donne. Cioè, qui si fa mangiare lo spaghettino di Campofilone a mille persone, non si niente fuori. Funziona perché è un paese unito. Ma è stata difficile la scelta di rifarlo? Ma che più matti di prima. Nel senso che la cosa è sentita e quindi questa ancora, sarà ancora più bella perché è come una rinascita, una ripartenza. Ti ripeto, è il paese che è particolare, perché se non eravamo legati così sicuramente manco stavamo qua. Tu, io quando vedo la gente 80-90 anni che si mette a piangere, io che te do, ma per la felicità anche quello che ti sta antipatico te lo bracci comunque. Poi essendo un paese parecchio ospitale, comunque vai, gli dici spelonga, non dico che ti stanno tutte le porte, però un sorriso esce fuori. E quindi è importante questo. Chi rimane ripartirà e ripartirà con una nuova comunità, con una nuova testa. Quando si ricostruirà questa comunità è una nuova comunità, sarà totalmente nuova. Partirà da valori diversi, partirà da situazioni diverse e sarà nuova, non sarà più quella di prima. Non c'è alternativa. Quella di prima non passa più, non esiste. Quello bianco e quello rosso, state buoni dentro a me, altrimenti dentro a vostro fineremo tutte e tre.